Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Amazon, ovvero di quanti e quali ordini ho fatto nel corso del 2020. Vi dico la verità, molti neanche me li ricordo perché appunto sono tipo ordini appunto di un anno fa. E quindi a distanza di mesi, giorni, quello che è, vi dirò insomma la mia recensione, come mi sono trovata, se vi consiglio l'acquisto o meno. E se mi ricordo, spero di farlo, vi lascerò magari il link anche qui sotto di ciò che è acquistabile, perché sapete che Amazon, non so, a volte c'ha delle cose solo per una volta, poi dopo non sono più restoccabili, quindi vedremo. Comunque partiamo subito con il video e con le cosine che ho comprato. Allora, intanto vedo che ho fatto in totale 26 ordini quest'anno, non so se tanto o poco, fatemelo sapere. Vi dico la verità, io Amazon ultimamente, cioè allora, con la quarantena e tutto l'ho usato molto, ammetto, però vi dico che non lo uso così tanto come magari facevo tempo fa. Secondo me tempo fa acquistavo di più. Ok, nel 2019 ho fatto solo 10 ordini, quindi boh, magari è il mio sfaso. Ok, niente. Andiamo in ordine decrescente, quindi dagli ultimi ordini fatti ai primi. Come primo ordine mi salta fuori il beeper, sbattitore elettrico e mescolatore. Questo qui l'ho comprato, a parte che appunto mi è arrivato il 23 dicembre, quindi top perché l'avevo comprato per preparare da mangiare a Natale. Questo vi dico è molto molto buono e utile se come me avete adesso un po' la passione del cucinare, fare le cose fatte in casa. Io di solito mi mettevo quel cucchiaio lì così straveloce a sbattere, ma in questo veramente in 2 secondi mi ha già fatto il lavoro, perché appunto serve ad amalgamare tutte le varie cose, quindi è veramente stra consigliato e costa poco, è tipo almeno costosi tutti, perché preparatevi da me, vedrete soprattutto cose poco costose perché a me piace risparmiare e a chi non piace ovviamente, però con una buona qualità. Poi ho preso questa padella che raga solo 5,70 euro, cioè io quando l'ho vista ho detto ok, sarà una fregatura sicuro, perché ho detto boh, troppo poco, e invece ve la straconsiglio perché è buona. Ovviamente se è un po' rovinata, se è un po' macchiata, ma è normale, col calore tutto si rovina, però per il costo che ha è veramente perfetta. Questa padella, alluminio antiaderente, si lava in 2 secondi, adoro. SanDisk Stream SSD portatile 500 GB, eccetera eccetera. Allora, questo l'ho pagato quasi 100 euro e vi dico la verità, sono un po' indecisa su questo acquisto, cioè nel senso che so che va, ho visto diversi video, io però non riesco a farlo funzionare al meglio, cioè io la voglio usare come tipo espansione della memoria del mio Mac e non ci sono ancora molto riuscita, quindi adesso spero di capire come usarla al meglio, perché sennò sono 100 euro buttati e non mi piace sinceramente buttare i soldi. Poi brown, rifinitore 9 in 1, nero blu, regola barba, eccetera eccetera. Questo era il regalo che ho fatto a Loris per Natale. A lui serviva questa cosa e io l'ho comprata perché io a lui faccio sempre regali utili, perché sarà che è uomo, non lo so, ma lui odia i regali tutti, quelli un po' sentimentali, quelli che invece io amo. E quindi io ho preso questo regolabarba perché, cioè, l'importante è che sia utile, quindi gli è piaciuto questo regalo e sono molto contenta, ho fatto un buon acquisto. Non so perché mi dà in arrivo, comunque ho preso le mascherine da 50 pezzi nere e le ho pagate veramente pochissimo, 6,98 euro. E allora l'unica pecca è che sono un po' grandi, quindi devo arrotolarle 2 volte, ma le amo, perfette. Io spero che non ce ne sia più bisogno di queste mascherine, però nel caso, se ancora andiamo avanti, ve le straconsiglio questo tipo. Tornassi indietro, probabilmente le prenderei anche tipo rosa o viola, perché io le ho prese nere perché tipo anche a lavoro mi scrivo addosso per caso e tutto, quindi è brutto andare in giro con delle rigate sulla mascherina. Però appunto ve la straconsiglio perché è veramente fantastica e vi fa respirare, perché appunto col fatto che è un po' larga, voi la rotolate bene, quindi qua un po' vi fa respirare. Poi qui ho preso tutti i vari acquistini, tutte le varie cosine per l'iPhone 12 Pro nuovo, infatti l'ho prese addirittura prima che mi arrivasse il telefono, questa cosa fa veramente molto ridere. Ovviamente avevo preso il caricatore USB-C perché io venendo da un iPhone 7 non ce l'avevo, quello con la presa C, che l'ho pagato solo 10,59 euro, quindi Apple 40 euro, ma te lo pigli? Poi ho preso adattatore USB-C femmina, che praticamente l'ho preso perché sono queste tre cosine, questi tre, non so neanche come chiamarli, appunto adattatori, che voi li mettete in una presa B e ve la fa diventare C. Infatti ora che ci penso potevo anche usare quel caricatore vecchio, però ho letto che è meglio non usarlo perché quello tipo da pochissimi watt, e l'iPhone 12 Pro dovrebbe supportare quello appunto come quello lì da più watt, che è da 18.
almeno da quel che ho capito. E comunque, vabbè, questo è un altro discorso, non c'entra niente, mi sto dilungando. Questo l'ho preso perché ho un power bank classico con le uscite USB e quindi ho detto nel caso mi serva ricaricare il telefono, cosa che spero di no, visto che Ho pagato un sacco, eppure che si scarica in fretta, anche no. ho comprato per sicurezza, ho detto vabbè, tanto 10 euro ci sta, magari mi tocca avere in giro delle prese un po' particolari, questo fa da adattatore. Ahia, mi sono fatta pure male. Poi ho preso la cover, che questa ve la consiglio un sacco, anche se, vabbè, adesso sto registrando col video, ovviamente non riesco a farvi vedere. Secondo me fa dei problemi un po' con l'audio questa cover, perché penso copra troppo, vabbè, avete capito, troppo il microfono, e quindi quando faccio il video al contrario, cioè non come adesso, ma dall'altra parte, diciamo, con la fotocamera normale, insomma, non quella da selfie, secondo me mi rovina un po' l'audio, però la amo, questa cover è carinissima, anche se sono un po' tentato di prenderne una trasparente, perché, boh, è troppo figo l'iPhone 12 Pro da coprirlo con una cover. E poi in più avete anche due coprischermo, quindi per 10 euro è da posto. Però io, non avendo visto bene i dettagli, non lo sapevo, ho preso anche altre tre protezioni per lo schermo, 6 euro praticamente. Quindi tutti questi acquisti che vi sto dicendo per il telefono sono strapromossi. Poi ho preso i pezzi salviette cotone per unghie, questi servono per le unghie, per sgrassare le robe varie, perché tutti quelli che ho trovato e comprato perdevano i pelucchi, questi no, quindi anche questi strapromossi. Poi gel sbiancante denti, non lo uso sempre, vi dico, sembra che un po' aiuti, però boh, adesso io ho prenotato dal dentista uno sbiancamento dentale, quindi insomma diciamo che questo coso non lo userò più praticamente, quindi sono 16,99 euro sprecati, ma vabbè. Poi ho preso la collana e i due orecchini. Allora, la collana ce l'ho anche su in questo momento, ma non riesco molto a farvela vedere. E gli orecchini? Allora, gli orecchini non mi hanno fatto impazzire perché sono un po' strani, però la collana mi piace molto, quindi nel complesso per il prezzo che ha, soprattutto promosso, e confermo che è argento, perché sennò a me farebbe infezione, cioè non infezione, come si dice, allergia, insomma. Io sono allergica al nickel, quindi vi confermo che se siete allergici al nickel, questi prodotti vanno benissimo. Poi ho preso Marianila Color Refresh, questa maschera viola che avevo visto da qualche influencer, non so chi, e boh, su di me non mi ha fatto quasi niente. L'ho solo usata una o due volte, adesso non mi ricordo, dovrei provare a riutilizzarla per capire meglio. Però, boh, non lo so, per ora non ve la approvo questo acquisto. Alfor bastone selfie, treppiede Bluetooth, eccetera, eccetera, è quello che sto usando in questo momento, quindi lo approvo, anche se ogni volta quando metto il telefono mi viene l'ansia, perché, cioè, non lo so, si allarga in base a quanto lo allarghi tu, quindi con un niente torna indietro, insomma, non so se avete capito, però per il costo che ha ve lo consiglio, può fare anche da bastone per i selfie che va in giro, quindi per me va benissimo, se volete fare foto, video, cose varie col telefono è perfetto. Poi B Prime borsa termica, questa l'ho usata un sacco in Sardegna, costa anche pochissimo perché 15 euro è un cavolo, e adoro perché mi teneva le cose fresche, quindi l'ho usata, cioè l'ho comprata praticamente solo con l'intento di andare in Sardegna, quindi adoro, perfetta. La consiglierei a chi deve acquistare una borsa termica. Body bronze, non so perché mi dà in transito, comunque crema dopo sole approvata, non ho visto niente di particolarmente diverso dagli altri dopo sole, però ci sta. Olive Oud Beer Spray super abbronzante, questo è uno spray abbronzante, non so se abbia funzionato perché sì, mi sono abbronzata ma neanche troppo, però vabbè, ci sta, carino acquisto. Asciugacapelli Nudora, a parte che ha copiato molto secondo me il design del Dyson, ma a parte quello, allora vi dico, io mi sto trovando bene e secondo me i miei capelli sono anche migliorati da quando lo uso, perché ha un getto debole. Ma col fatto che ha un getto debole, io ci metto 50 anni ad asciugarmi i capelli. Già di mio ci metto tanto perché sono lunghi, sono tanti. Però se avete pochi capelli, siete maschi oppure avete i capelli corti, insomma, non siete come me capellone, ve lo consiglio. Se no, pensateci un attimo perché si costa poco e tutto, è anche piccolino, maneggevole, ci sta, è anche carino di design, però tornassi indietro probabilmente comprerei qualcos'altro. Mili Nail Prep, Polish, Wipe, eccetera, eccetera. Questi sono per il semipermanente, il prima e il dopo e quello che li rimuove. Quello che li rimuove l'ho praticamente usato forse una volta, perché a me, visto che non sono bravissima a farle, mi si spellano dopo un po', quindi neanche lo uso. E quello prima e dopo ci sta carino, lo uso, quindi va bene. Poi vabbè, qui la tinta, L'Oreal Paris Colorista, ho preso la tinta che ovviamente ne prendevo due perché la quantità di capelli che ho è troppa.
Questa ve la consiglio se vi piace il mio colore, adesso non rende tanto, ma è comunque un bordeaux viola ciclamino, per intenderci, e questa tinta ve la consiglio. Dischetti struccanti lavabili in bambù, questi sono veramente molto carini perché vi permettono di poter usare sempre gli stessi dischetti per struccarvi, tonico, robe varie, piuttosto che comprare sempre mille dischetti usa e getta, quelli classici che appunto ci sono alla Coop, supermercati vari. Sono carini, li ho lavati anche in lavatrice, non si sono rovinati, sono rimasti macchiati. Sinceramente, però vabbè, tanto l'importante è che non siano, diciamo, sporchi di prodotto. Poi ho preso i coni per orecchie, candele dell'orecchio, non so se voi le conoscete queste cose, e anzi non so neanche dove sono finiti perché ne ho usati pochi, però ho provati, sono quelli che di solito si comprano in farmacia o alla Coop, io dico Coop, intendo supermercato, e sono molto carini perché aiutano a togliere il cerume, so che non è un discorso molto interessante, però appunto aiutano a togliere il cerume e niente, insomma, sono molto utili e poi anche una bella sensazione ti metti lì con tutto il calore nell'orecchio. Ovviamente, cioè oddio, potete anche farlo da soli, io non me la sento, quindi avete bisogno di qualcuno, se siete come me, che vi aiuti a farlo. Lampada UV LED, questa l'ho comprata appunto per fare semipermanente e è un po' strana perché ogni volta che l'attacco alla spina vedo tipo delle fiamme, non so se è normale, però nel complesso va bene, quindi adoro. Poi questi 1275 pezzi eccetera non ve li consiglio perché pensavo fossero tipo degli sticker per le unghie, invece no, quindi non perdo neanche troppo tempo a parlarne. Elite smalto carini, costano poco, anche se sono un po' diversi, cioè il colore è un po' diverso da quello che vedete lì, però vabbè, ci sta. Aspirapolvere senza fili, 70 euro, vi dico la verità, io l'avevo comprato con l'intento di usarlo proprio come un aspirapolvere e invece no, non ce l'ho fatta, era, cioè non è che non ce l'ho fatta, è che non è adatto per fare l'aspirapolvere, però è ideale per, diciamo, briciole, quelle robe lì, oppure per andare in punti alti, magari per togliere ragnatele, queste cose. Questo è ottimo, però boh, non so se spenderei di nuovo 70 euro per un coso del genere. La cover per il mio MacBook è questa qui, diciamo che non è il top, io la uso per protezione perché voglio proteggere il mio computer, però se è tutta un po' scheggiata, rovinata, poi come colore non è proprio bellissimo, però boh. Nel senso, se vi piace potete anche prenderlo. Poi sotto LED luce ad anello, questa è una specie di, se vogliamo dire, ring light, non so come dire. La cosa che non mi piace è che, come vedete anche in foto, c'è quel coso che sbanzola sempre giù e quindi non è mai stabile. E poi è troppo piccolo, si fa luce, tutto è carino, però per fare dei video va bene fino a un certo punto. Andiamo all'ultima pagina. Allora, questa è la protezione per la, come si dice, la tastiera del MacBook, ma peccato che le lettere siano tutte strane, non tornava, infatti non l'ho mai usata. Mouse wireless, molto carino, anche se ammetto che non lo uso di frequente, però se volete un mouse senza filo per il Mac o per il computer in generale, questo è molto carino. Poi ho preso l'adattatore, perché ovviamente voi fissatevi nella mente che se prendete un iPhone, Mac, quello che è, dovete riempirvi di adattatori, perché la Mac vuol fare tutta la figa, la Apple, poi non la Mac, la Apple vuol fare tutta la figa e tutte le cose innovative, però poi te la pigli Android perché appunto devi comprare gli adattatori. Quindi qua ho comprato l'adattatore principalmente per l'HDMI e poi vabbè, ci sono anche le varie cose per chiavette, robe varie, quindi molto utile. Poi ho comprato una scheda micro SD quasi mai usata praticamente perché era per la macchina fotografica ma non la uso mai. Poi il microfono lavalier, questo qua che sto usando in questo momento, che mi rendo conto adesso che ho coperto con i capelli e spero di non aver fatto casino. È carino, ci sta. Non è forse il top del top, però raga, per 15 euro cosa vi aspettate? Qui avevo preso il cavetto di Amazon Basic certificato Apple per appunto l'iPhone 7. Il libro Il trucco c'è e si vede, inganni e bugie sui cosmetici e consigli per difendersi di Beatrice Mautino. Libro molto carino, anche se ammetto che non ho finito di leggere, ho letto solo alcune pagine, però molto carino perché parla dei vari trucchi, skincare, eccetera, e di come non farsi ingannare da, diciamo, pubblicità, marketing in generale. E il primo acquisto che ho fatto dell'anno, aspiratore punti neri, che ho usato poche volte. E non mi sembra neanche funzioni più di tanto, cioè a volte sì, a volte no, forse più un effetto placebo che altro. Non so dirvi se fa bene o no, perché ho sentito gente che dice che fa male usare quello perché ti rompe i capillari, non ho capito bene. Quindi, boh, nel dubbio non ve lo consiglio, ma magari se vi interessa informatevi. Bene, e direi che abbiamo finito con gli ordini. Cioè, sinceramente pensavo di aver acquistato più cose, sono sincera, quindi mi sono anche molto trattenuta quest'anno su Amazon. Voi invece acquistate molto su Amazon, acquistate poco? Allora, vi dico la verità, io avendo visto vari video di come sono trattati quelli che lavorano per Amazon,
mi viene lo schifo a pensare solo di ordinare. Però mi rendo conto che Amazon ha diversi prezzi competitivi rispetto ad altri marchi, ad altre aziende, ad altri negozi fisici che conosco e comunque anche la velocità della consegna e tutto. Quindi sono un po' combattuta su questo discorso. Voi fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente lasciatemi un bel mi piace, commento, iscrizione se vi va. Vi aspetto con un prossimo video e ciao a tutti!